So che oggi sarai al convegno, grande. Auguri. Grazie. Mi sa che ne ho bisogno. Che ne dici di rivederci? Sinceramente, non credo che sia una buona idea. La vita è molto più semplice senza di te. Non mi fraintendere, ma lo sai anche ciao, tu. Ciao, ciao, Mary. Come va? Salve, signora Baghdadi. Lo aiuti a scrivere? Io? No, se la cava benissimo. Beh, ora devo andare. Buona fortuna, Kasim. Bye. Bye, ciao. Bye, Mary. Oh, sono 6:30. Lo so. Arriverai tardi. Tranquilla, ho tutto sotto controllo. Ciao, mamma. Kasim. Tuo padre e io siamo molto orgogliosi di te. Mamma, prima devo ottenere qualcosa, poi sarete orgogliosi. Oh. Ciao. Quando mi sarà possibile seppellire mio figlio? Purtroppo non lo sappiamo, non è di nostra competenza. Quelli del BVT dovrebbero averle detto quali sono le procedure. Hanno trascinata in ufficio, in manette. Mi hanno urlato contro per un'ora. Poi è intervenuto il mio capo. E poi più niente. Solo silenzio. Tutto tace. Non sento né i colleghi, né i miei amici. E a mio marito è stato impedito di lasciare Dubai per venire qui. E ho anche trovato questo alla porta. Qualche idiota fanatico mi fa i complimenti per mio figlio. Il grande guerriero. Mio figlio non era un terrorista. E non era un kamikaze. Non era nemmeno un musulmano. Oh mio Dio. Lottava perché si potesse vivere in libertà. Era così felice che Sherman gli avesse permesso di parlare alla conferenza. Erano settimane che ci lavorava, settimane. È suo marito? Ah, sì. A Baghdad, nel 90, prima che scappassimo. Io ero già incinta di Kasim. I vostri hanno portato via tutto. Qui c'erano 3 computer. Facebook, Twitter. È sempre stato attratto dai social. E quando ha capito la loro importanza nei paesi poveri, ha dato il via alla commit. Quando lo ha capito? Quando era in Iraq? Sì, quando era in Iraq, 2 anni fa. Quando ha potuto finalmente conoscere i suoi parenti. Chi è il ragazzo con lui? Martin Ledich, un amico d'infanzia, ma lo sapete. Grazie al cosiddetto monitoraggio legale. Non è appesa da tanto. Già. Suo figlio era cambiato negli ultimi tempi, parlava in modo diverso, ascoltava altra musica, oppure... Non ce la faccio più! No! Mio figlio non era diventato un pazzo estremista! Ci scusi, ma non sempre i genitori sanno quello che succede ai loro figli. Provi a pensare di essere un intellettuale. Ci riesce? Ci provo. Non segue la politica e non è religioso. È il 1945 e si ritrova in un'Austria in macerie. Resta lì comunque oppure se ne va? Io vorrei emigrare. 13 anni fa l'avevo anche considerato seriamente. E noi l'abbiamo considerato. Dopo la guerra del Golfo, con l'Iraq in macerie. Siamo venuti qui. E abbiamo cresciuto nostro figlio. Senza religione. Senza alcun fanatismo.
Un ragazzo che è stato educato in questo modo. Credete che possa commettere un attentato? Sì. A quanto pare è proprio quello che ha fatto suo figlio. Avete altre domande? No, grazie. Allora andate. Voi pensate che la morte di Martin sia collegata a quella di mio figlio? Sì. Posso farle una domanda personale? Non è quello che fa di solito. Lei è sicura? È sicura che negli ultimi mesi Kasim fosse ancora quello che conosceva? Fa bene a sentirsi in imbarazzo, sa? Eravamo molto uniti. Martin ha detto che Kasim era diventato una sorta di estremista, ma che lei non voleva ammetterlo. Le ha detto una menzogna. Lui sì che era cambiato. Dopo il rientro dalla Bosnia era diventato xenofobo e odiava gli islamici. Probabilmente si era fatto influenzare da qualche idiota. Da allora si era messo a frequentare i suoi commilitoni. Per questo si è allontanato da Kasim? Non solo. Credo che Martin provasse ancora qualcosa per Mary. Posso dirle come la vedo io? Basta che faccia in fretta. Martin ha iniziato a odiare Kasim per via della sua storia con la ragazza. E per questo l'avrebbe ucciso. E si sarebbe impiccato. Non pensavo che i poliziotti avessero tanta fantasia.